ragazzi, oggi è nuovo vlog. Inizio questo vlog dal treno, come vedete. Guardate, io sono out. Oggi andrò a Milano a fare un fotografico con l'agenzia di moda di cui vi ho parlato nel scorso vlog. Andrò sempre a Milano, però in un'altra via. Spero che si senta qualcosa, perché è veramente, fa veramente casino questo treno. E niente, un regionale veloce, ho preso quello alle 6.45, perché prima ce n'era un altro alle 6.17, ma era Intercity e costava 70 euro e non mi sembra a casa. Quindi niente, ora sono sul treno, vi aggiornerò quando sono arrivata. Stranger eyes. Allora ragazzi, siamo arrivati, appena arrivati in stazione. So che stiamo andando appunto, diciamo, proprio nella stazione, perché siamo indietro anni luce praticamente. E niente, ora proseguiamo, vedremo un po'. Penso che ora andremo verso il Duomo, perché ci sono principalmente lì i negozi, quindi penso che andremo lì e poi guarderemo anche comunque quanto ci vuole per andare in quel posto dal fotografo e tutto un po'. Comunque nel corso della giornata vi terrò aggiornati e vi porterò sempre con me. Allora ragazzi, siamo ufficialmente usciti dalla stazione, abbiamo appena depositato la valigia, che torneremo a prenderla verso le 2:30 e ora stiamo andando verso il Duomo. Allora, non sappiamo da che parte si va, infatti useremo Google Maps, sperando che funzioni, perché l'altra volta non è che ha funzionato molto, perché prima ci dice una via, poi ci dice un'altra, non si sa che casini fa. E niente, quando magari andrò in dei negozi vi farò vedere qualcosina, se riesco, insomma. Mi metto all'ombra per... niente, ci aggiorniamo più tardi. Allora ragazzi, siamo arrivati qui al Duomo. È già da un po' che siamo qui, abbiamo già fatto tutta via Torino, come vedete ho anche tolto la sciarpa perché si sta da Dio anche così. E abbiamo girato un po' di negozi, sinceramente non vi ho filmato quello che vedevo nei negozi così, perché c'è stato un po' di trambusto, nel senso che abbiamo cercato dei vestiti, non li abbiamo trovati, eccetera eccetera. Siamo andati da Lush, non abbiamo comprato nulla. Siamo andati da Brochet e abbiamo comprato una crema corpo, visto che c'era uno sconto del 40%, che però non me l'hanno fatto perché su quel prodotto non era applicabile. E niente, perché ho attivato la tessera e così mi davano tipo degli omaggi così. Niente, ora siamo qui dal Duomo, vedete? Beh, non so se si vede molto, comunque siamo qui dal Duomo e ora andiamo verso Victoria's Secret e per poi andare alla stazione per riprendere la valigia e dirigerci verso il fotografo. Niente, se riesco vi riprendo qualcosa da Victoria's Secret. Ah, poi siamo andati anche da Sephora prima di ritornare qui in Duomo. Niente, siamo qui di fronte a Tiffany. Io vorrei tanto qualcosa di Tiffany. Fatemi sapere nei commenti se voi avete qualcosa di Tiffany, Pandora, Stroili, cose così, gialli abbastanza costosi. Niente, ora andiamo da Victoria's Secret e
se riesco vi riprendo qualcosa. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, brevissimo, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, diciamo. E stiamo appunto andando verso il fotografo e siamo quasi arrivati. Allora, non vi ho fatto vedere le cose di Victoria's Secret, più che altro perché abbiamo fatto veramente un salto velocissimo. Lì, cioè, abbiamo guardato due cose, siamo usciti, non siamo stati tanto, quindi veramente, cioè, poco, ecco, siamo stati dentro. Comunque, abbiamo anche finito di pranzare, già da mezz'oretta buona, e niente, i miei genitori si sono presi una piadina in un bar, perché siamo ritornati alla stazione a prendere la valigia, però costavano un sacco lì i toast, cioè tipo 7-8 euro a panino, e quindi ho preferito prendere una piadina al bar. Io vabbè, mi ero portata il pranzo da casa, diciamo, per non stare a spendere qui, e niente. Spero che vada bene. Nel caso non ci dovessimo risentire prima che io salga, spero che vada bene. Vi aggiornerò, vi racconterò tutto comunque dopo, quando abbiamo finito. Allora ragazzi, parlo piano perché siamo qui dentro al portone. Qua ci sono i miei genitori. Niente, stiamo per appunto entrare. Sono dentro al portone, un po' affaticato perché io provavo a chiamare il fotografo e mi diceva errore di chiamata, quindi ho dovuto contattare l'agenzia e hanno chiamato loro, hanno detto sono venuti, ho dovuto aspettare ancora 10 minuti perché stanno finendo, perché era arrivato un po' in ritardo il cliente prima, e niente, poi ci aggiorniamo dopo che sono uscita. Allora ragazzi, sono appena uscita, guardate qua, cioè che acconciatura, che trucco, cioè tutto bellissimo veramente, guardate qui, cioè veramente troppo troppo bello. Vabbè, niente, allora vi dico un po' come si è svolto, e intanto noi stiamo andando alla stazione centrale per prendere i biglietti del treno, poi ci faremo un giretto comunque. Guardate. No, vabbè, adoro, top. Vabbè. A parte questo, vi racconto un po' intraniamo come si è svolto tutto. Allora, sono entrata più o meno con 10 minuti e un quarto d'ora di ritardo, perché quello prima era in ritardo, quindi hanno dovuto finire. Poi sono entrata, mi ha chiesto un po' di informazioni, tipo cioè nome, cognomi, età. E visto che ero maggiorenne, mi ha chiesto sia la mail che il numero di telefono. Poi mi ha detto la circonferenza del seno, la circonferenza della vita, e l'altezza, un po' di cosine, così. Poi mi ha detto, vabbè, mi ha chiesto ovviamente se ho portato la roba, ma sì, l'ho portata. E niente, poi io intanto aspetto i miei genitori qua che arrivino. E niente, poi ho iniziato a cambiarmi, ho iniziato con la roba sportiva, ho messo i pantaloni della Nike e la maglia della mia scuola di danza. Poi ho messo quello casual, dove ho messo dei jeans, color jeans, e una t-shirt, e un'altra t-shirt, e
e i jeans neri strappati. E guarda intanto qua, scusate ma sto guardando dove devo andare. E i jeans neri strappati, poi siamo passati a quello elegante, mi sembra, dove ho messo un vestito di Zara che è elegante, anche parla da discoteca così. E è verde, tipo verde, verde smeraldo con dei brillantini qui, cioè che pendono, non lo so. E poi poi l'ultimo è stato il costume, credo, ora chiedo conferma. Abbiamo fatto sportivo, casual, elegante, costume. Sì, allora ho chiesto conferma mia mamma, sì, e siamo passati poi al costume. E niente, come costume ho messo quello di Calzedonia lilla, che tipo ha un incrocio davanti, è bellissimo. E sotto la brasiliana, vabbè. E niente, abbiamo fatto vari trucchi e varie conciature. Prima quello sportivo, la coda, poi ho fatto i boccoli. E niente, è stato molto molto bello. Molto, sono stati molto gentili, molto carini e tutto. Poi fra più o meno 40-45 giorni mi arriverà il book fotografico. Niente, mi ha consigliato di non mangiarmi le unghie perché un po' me le mangio, e quindi mi ha consigliato di non mangiarmele perché almeno posso fare anche tipo delle pubblicità di gioielli eccetera. E se me le mangio, no, perché ovviamente non è che mettono su un giornale una ragazza che si mangia le unghie. E niente, a parte questo sono stata veramente super contenta. Ora quando mi fate i biglietti vi riaggiorno. Ciao ragazzi, allora siamo qui in stazione. Io stiamo andando a prendere il treno, prenderemo quello del 6:25, ora sono le 6:08 e niente, abbiamo un cambio a Genova Piazza Principe. Ho guardato qualche negozio qui in stazione, visto che comunque abbiamo ancora un po' di tempo. Ho preso delle cosine da Lush, due bombe da bagno molto carine. E niente, spero anche di salire sul treno abbastanza presto, ora perché dovrei andare in bagno. E niente, l'avete visto, sono rimasti boccoli. E niente, spero comunque di non arrivare troppo tardi a casa, anche se arriviamo alle 9:30, ma speriamo che non abbia ritardi, perché siccome comunque abbiamo il cambio, abbiamo solo 10 minuti, se è in ritardo mi sa che non lo riusciamo a prendere quello dopo. E niente, e ora non so se il treno è ancora arrivato, ma mi sa di no, che non sono neanche le 6:15 ancora. E quindi niente, io vi aggiornerò dopo quando siamo sul treno. Spero che comunque si sia capito qualcosa, si sia sentito qualcosa, più che altro. A dopo. Allora, siamo appena partiti e niente, siamo già partiti con 2 minuti di ritardo, vabbè, speriamo che però arrivi giusto, perché siccome abbiamo il cambio, cioè rischiamo di perderlo, sennò poi, perché comunque abbiamo 10 minuti solo.
per questo cambio, e quindi niente, speriamo che vada tutto bene. E mi aggiorno se mai più tardi, magari mentre sto cenando, oppure dopo, quando sull'altro treno. Ecco, insomma, questo è quanto. Allora ragazzi, siamo qui sul treno dopo, per fortuna siamo riusciti a prenderlo. Io intanto sto finendo di mangiare. Niente, siamo a Genova Sestri Ponenti, poi niente, ci aggiorniamo quando siamo arrivati. Allora ragazzi, sono appena tornata, mi vedete senza occhiali perché sono pronta subito a staccarmi. Intanto vi faccio vedere, guardate che bei boccoli che mi ha fatto il trucco. Metto più qua che c'è la luce. Questo è, guardate che bello, è veramente bellissimo, soprattutto qua, cioè, l'eyeliner è fatto da Dio, non so se si vede, anche il trucco degli occhi, cioè veramente veramente top. E niente, mi sono dimenticata di dirvi che ho comprato anche una cosina da Yves Rocher, perché facendo la tessera mi davano dei campioncini omaggio di cose varie, ecco. E quindi niente, e mi davano anche uno sconto del 40%. Quindi ora posiziono un attimo qui per terra, così per farvi vedere che cosa ho preso, che non è niente di che. Tra l'altro lo sconto non me l'ha neanche potuto fare, perché questo prodotto non si poteva scontare, cioè era uno dei quei prodotti che loro chiamavano a bollino verde, perché se in questi prodotti c'era vicino al bollino verde non si potevano scontare con il 40%, con questo sconto qui. Io non lo sapevo e purtroppo non l'ho preso con il 40% di sconto, ma comunque l'ho pagato poco. Ovvero, magari molti di voi la conoscono già. Aspetta, questo è proprio tutto. Bene. Ora, si è aperto tutto tranne quello che ovviamente no, volevo far vedere io. Ok, è questa crema qui, al mango, crema mani. L'ho pagata 4,95€. Niente, molto molto semplice. Poi, vedete, questo era il kit che si è aperto con gli omaggi. Allora, questo è, un attimo che devo trovare l'italiano, un balsamo botanico, trattamento riparatore multiuso, senza risciacquo, capelli secchi danneggiati, tipo un balsamo trattamento, così. E poi c'è anche un tipo fiala di siero, così. Siero quotidiano fortificante anti-inquinamento, mattina e sera. E niente, io dalla mia bella casa vi saluto. Oddio, c'è il colletto messo male. No, beh, non ci vuole stare. Io dalla mia bellissima casa vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi lascio qui di fianco il nome del mio Instagram e del mio TikTok per andarmi a seguire, e niente, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!